Cari studenti e cari colleghi, benvenuti in questo video tutorial nel quale vedremo come effettuare il primo accesso al vostro account di Google Apps for Education. Per accedere a tutte le funzionalità offerte dalla G Suite, è consigliabile usare quale browser di navigazione Google Chrome. Se non è installato nel vostro computer, basta scaricarlo ed avviarlo. Vi collegate a questa pagina. Fate clic su Scarica Chrome e seguite le indicazioni per l'installazione. Una cosa importante è che se si possiede già un account personale di Gmail, per evitare confusioni è opportuno fare preliminarmente alcune operazioni. Allora, innanzitutto dovete uscire dal vostro account personale. Come si fa? In alto a destra troverete il cerchietto con l'immagine o la lettera del vostro nome e che caratterizza l'account personale. Cliccate sopra, nella finestrella che si apre andate a trovare Esci. Cliccate su Esci e uscite da questo account. A questo punto, sempre in alto, troverete questa immagine che vi dice che l'account personale risulta disconnesso. Se fate clic su quest'icona, si apre un'altra finestra nella quale possiamo aggiungere un'altra finestra di navigazione. Quindi clicchiamo su Aggiungi e creiamo la nostra nuova finestra di navigazione. Inseriamo il nome dell'account. Magari inseriremo nome e scuola. Facciamo clic su Aggiungi, se volete scegliete un'icona. Si aprirà immediatamente una nuova finestra del browser con le opzioni di personalizzazione. Una volta che lo avete personalizzato, sul vostro desktop vi troverete due collegamenti con i due nuovi browser con cui vi potete collegare e quindi avrete la possibilità di avere due finestre di collegamento separate. A questo punto aprite il browser di Google Chrome alla pagina www.google.it. Mi raccomando, è importante google.it. Così come deve fare questa operazione chi invece non possiede l'account personale di Gmail. Quindi è la prima volta che si collega con un account Gmail, quindi deve appunto collegarsi alla pagina google.it e in alto a destra visualizzerà il pulsante Accedi e quindi facciamo clic su Accedi. E nella schermata che appare andiamo a digitare il vostro username, ovvero la mail che avete ricevuto, facendo attenzione a digitare correttamente nome, punto, cognome, chiocciola, icfantapie.info. È importante digitare l'intera mail. Una volta fatto questo, clicchiamo su Avanti e inseriamo la password. La password per il primo accesso è uguale per tutti gli account ed è la serie numerica dall'1 all'8. Clicchiamo quindi su Avanti. Inseriamo di nuovo la password e clicchiamo ancora su Avanti. Vi verrà chiesto ora di leggere e accettare i termini di servizio. Quindi, una volta letti, clicchiamo su Accetta e saremo rindirizzati sul nostro account. Quindi, essendo il primo accesso, dobbiamo cambiare la password e quindi
Impostiamo la password che a noi è più congeniale. Per motivi di sicurezza non potrete inserire la serie dei numeri dall'1 all'8. Confermate e cliccate su Cambia password. Ci troveremo quindi nella pagina iniziale del vostro account personale di Google. Andiamo ora a vedere alcune delle caratteristiche del nostro account. Clicchiamo sui 9 quadratini e andiamo a cliccare su Account. In questa pagina possiamo effettuare delle modifiche e vedere alcune caratteristiche. Cominciamo dalle informazioni personali. Ovviamente non potete cambiare il nome, ma potreste cambiare la password se quella attuale non vi aggrada. Cliccando qui dovete inserire la password attuale, andare avanti e cambiare la password come abbiamo fatto nella procedura iniziale. Torniamo indietro. E andiamo a vedere come si può modificare l'immagine del profilo. Clicchiamo sul pulsante. Si aprirà una finestra nella quale possiamo caricare la nostra foto. Clicchiamo qua, si aprirà il nostro computer, scegliamo la foto che vogliamo inserire. Una volta caricata, ritagliamo se necessario, aggiustiamo e impostiamo come foto del profilo. E quindi troveremo la nostra immagine del profilo sia in questa sezione che fra qualche minuto anche in questo pallino sovrastante. Vi ricordo che tutte le funzionalità che vedremo nei successivi tutorial legati alla Google Suite for Education sono disponibili soltanto se si accede con questo account fornito dalla scuola. Non potete accedere alle funzionalità delle G Suite se con il vostro account Google personale. Per vedere se appunto siete connessi con questo account, basta passare, come ho fatto io in questo momento, con il mouse sopra il cerchietto e sotto vedete la finestrella grigia che vi dice che siete connessi con questo tipo di account. Bene, per questo video tutorial è tutto. Mi auguro di essere stata chiara e un saluto a tutti e buon lavoro.